Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Life is Strange 2, il capitolo numero 4. Allora, abbiamo iniziato ragazzi, ci siamo messi a pari con quello che è successo perché in realtà questo quarto capitolo è iniziato con una linea temporale che è in effetti 2 mesi dopo quello che abbiamo vissuto con la fine del terzo. Quindi in realtà abbiamo scoperto che Sean ha perso un occhio. Che dopo quel casino che è successo lì, Daniel non si trova più, e siamo in un letto d'ospedale e siamo fregati. L'FBI sa più o meno tutto, un po' di cose gliele abbiamo dette, un po' no. Insomma, la situazione è parecchio ingarbugliata. Adesso il paziente è stato dimesso, quindi noi ce ne dobbiamo andare e ci aspetta il tribunale. Joey's the only one who helped me get through this shit. Abbiamo preso la biro? Nuovo souvenir raccolto. Ah, beh, grazie. Proprio... controlla cosa ti ha lasciato Joy, ok. Prima voglio fare un giretto. Aspetta, piano di evacuazione. Instructions for getting out of here. Noi siamo qui e dobbiamo andare diretti da quell'altra parte, ok. Appena usciti, d'accordo, lo terrò a mente. Controlla l'occhio. Ce lo mostra? Sì, non c'è. Ok. Yay. Stupid reality shows. Salvation lies ahead. Come sapete ragazzi, all'interno di Life is Strange mi fa molto piacere esplorare tutto perché di solito si rivelano utili queste cose. Guardate, le abbiamo viste tutte, l'asciugamano quello che non abbiamo visto. What? Wow. Haven't seen you in a long time. Ah, ci ha portato il quaderno. Beh, non lo vuoi prendere? I know I fucked Daniel over. Again. And now he's gone. Where would he hide out? A 10-year-old by himself? Out there? He might go back to Seattle. But too far. Nowhere to go. In effetti potrebbe essergli successo veramente di tutto. To hook up with Claire and Steven. They would have definitely told me. Or the cops. Wait. What's that? Ok. Sean, ho preso in prestito una coperta e un paio di cose dalla tua tenda. Te le do appena vieni a riprenderti il tuo fumetti super loop. È qui che ti aspetta. Jake. Ho bevuto qualche birra, Daniel sta dormendo ogni sera, voglio andarsi più, ma non abbiamo tempo e poi dobbiamo nasconderci alle altre, non è facile. Aspetta, 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 aspetta un attimo. Dite febbraio? Io un coso coso come una casa a due piani, a chi Renel mi fa paura? Aspetta, ma questo qua, no? Una coperta, un paio di cose da togliere, te li do per me riprendere i tuoi fumetti super loop e qui ti aspetta. Ma è qua che devo vedere qualcosa? È andata a tema, tagliati le vene, abbiamo condiviso i nostri ricordi peggiori, ci siamo tutti sentiti le merde. T'ho perso con Daniel come al solito, ok. Daniel ha fatto di nuovo casino, risolve questa cosa, sono stanco di scappare. E siamo arrivati alla fine. Questa non l'ho mica capita. Haven Point, Nevada. Sono arrivati i nuovi ragazzi direttamente dall'Europa. Anders England, ok. È cresciuto, ho parlato molto con Jacob, un ragazzino, è cresciuto in una specie comunità religiosa a Haven Point in Nevada. Qui sembra tranquillo, finalmente è libero? Ah, è un...
È un indizio. I gotta get to him. I gotta find a way to escape. Tonight. Ah, così, eh? Beh, io lo sapevo che si sarebbe arrivati a questo, in effetti. Ok. Time to clear off now. This whole hospital is so quiet. So don't make any noise. And find a way to get the hell out of here. Allora. Guarda sotto il letto. Nada. Cosa? Esco con questi vestiti? Non mi pare una grande idea. Vabbè, il solito biglietto da visita. Maybe I could rig a decoy Sean in the bed. Okay, sì. Bene, lì per lì non ci avevo pensato, ma in effetti ha senso. That looks so fake. But it might work for a second. Obiettivo. Ah, fuggire all'ospedale. Vabbè, queste le abbiamo già viste. Lettera dei nonni. Ok. Il diario, questo abbiamo visto un sacco di robetta. Vabbè, queste sono pagine del diario in più, vero? Sì. Sì. E i soliti souvenir che abbiamo già visto. Ok, va bene, va bene. Non importa, non importa. Allora. Wish I could just walk out. My backpack has got to be somewhere around here. Stanza in ristrutturazione. They've been working on these rooms forever. So fucking loud. Beh, mi sa che non ci sono molte altre scelte, no? My backpack has got to be somewhere around here. Ok, qui nel bagno c'è qualcos'altro? L'interruttore. Vabbè, cos'è questo? This one isn't screwed in. Let's do it. Ok, vai. Staccalo. Hey. What the hell are you doing in there? Oh oh. Ah, messo da parte. Nice job, Sean. Now the guard is awake and pissed off. Vabbè, almeno ho un'arma. Certo, non è che fare sta roba è proprio il top del top, ma calarsi dalla finestra? Need a superhero to open that shit. Aspetta, puoi usare. Però puoi usare. Hope my last view of this world isn't this window. One stupid car. And I'm out of here. I could slip into one of those rooms under construction. E andare giù? Potrebbe essere un'idea, in effetti. La accettazione. Works for me. Non vedo molto altro. Rompi la sicura con quella. Aspetta però. Prima fammi fare. Ma a parte che non penso che. Tira la testa. Can I have some privacy, please? Aggredisci la guardia? Non mi sembra una grande idea. Pure un occhio solo. Sto cominciando quasi a ripensare a quello che sto facendo, però vabbè, ormai siamo in ballo.
Ok, beh. È un bel casino, eh? Sì, vabbè, ho già esaminato. Pensavo che di esaminare il cornicione. Vabbè, usciamo, va. This is crazy, dude. Don't freak out. Just get out. Miseria Lada, non potrei mai farlo. Continua. Certo che... con i calzini. Madonna. Don't think. Just keep going. Holy shit. Oh. Calma, calma. Take a breath, dude. Calma. Fa venire le vertigini già solo attraverso proprio il gioco. Sì, ma allora attraverso le impalcature io tecnicamente... Way too close. Esatto, posso rientrare nella stanza e prendere la mia roba, forse. No, però la mia roba non è in quella stanza, vero? Time to get my shit from the staff room. Ah, ecco, sì, è quello che volevo fare. Sì, ma santi Dio, è praticamente Madonna. Okay. The guard is sleeping. This is your big chance, dude. Ci sarà qualcuno qua dentro o no? Perché non chiudi? Perché non sbatti le porte? Un po' più di casino. Ok. Pensavo di doverla fare io questa parte, tanto che tipo poteva fallire. Ecco qua, fa un casino micidiale, sicuro. No? That's Finn. No way. What is he doing here? Davvero? No, vabbè, dai. Finn, hey, over here. Holy fucking shit. No way. Sean, what the hell are you doing here? I'm trying to bail. Son of a bitch. I wish I knew you were here. Could have hooked up. Shit. So, where's Daniel? I can't tell you, Finn, but I'm going to get him back. Good. Don't blame you for not trusting me anymore. My fault you're in here. So, are the police on your ass or what? Shit, yes. Pigs want me to narc on everybody, like they'd fucking believe me. So, how bad is it? You're high. Let's say I still got one left. John, I know this doesn't mean shit to you now, but I am sorry about everything. I don't blame you, Finn. You tried something, even if it ended up being a mistake. I'll just have to make things right for good now. You're the man. Sean, I'm really gonna miss you. Much love and respect. Always. I gotta go now. Take care of him. You're gonna find him.
Sean, I trust you. So you should trust yourself, too. Una discussione un po' inutile, probabilmente, però... Cosa fai? Rubi una macchina adesso? Sì, beh, non mi sembra un'idea proprio brillante. Molto più facile da trovare una macchina. È un pick-up. Molto meno visibile. Così? È rimasta aperta? Ma dai, davvero? Sì, oltretutto sei con un occhio solo. Guidare sarà un problema. Oltretutto, dopo questo l'FBI darà la caccia pure a me. Non sarà proprio semplicissimo, eh? Beh, almeno ho preso tutte le mie cose. Ho salutato Finn, che forse importava poco, ma magari invece no. E me ne sono allegramente andato. Quindi mi sembra che il bilancio sia positivo. Non è andato niente incredibilmente di merda, quindi... Sì, Nevada deve andare. Ma dai, santi Dio. Fermati. Ci manca solo un incidente. Imboscati da qualche parte, no? Canzoni di Life in Strange, di tutti i Life in Strange di solito sono veramente bellissime. E l'unico piccolo problema è che mi disintegrano la monetizzazione del video, purtroppo. Però le ho volute lasciare lo stesso perché sono veramente belle e rimuoverle sarebbe stato davvero un peccato. Quindi, perché c'è l'opzione dentro il gioco per rimuoverle? Proprio streaming compliant. Ok? Le canzoni coperte da copyright avrei potuto toglierle, però onestamente... Mi sarebbe veramente dispiaciuto, perché è una delle cose più belle di Life is Strange, probabilmente. Ora, capisco che vuoi mettere più chilometri possibile tra te e l'agente dell'FBI che ti sta appresso, però... Se stai cascando dal sonno non è una grande idea. Fare un incidente... Beh, ti farà trovare dall'FBI, immagino. Però no, lui va tranquillo. Ok, episodio 4, Faith. Fede. Sì, la regia di Life is Strange è spesso molto bella. Pensavo di dover fare ancora un sacco di cose, invece siamo in Nevada, proprio secchi.
dimentico. Ma c'ha la luce accesa dalla macchina? Sei idiota? This is my room for the night. Sì, magari spegni la luce, no? Fuck. Ah, vabbè. My eyes itchy. Should probably clean it before I doze off. Sì, decisamente. Allora, aspetta, cominciamo. Carburante. Oh oh. It will never hold until Haven Point. Poi, sigarette. Guess I'm kind of lucky I stole a smoker's car. What a mess. Floaters can now add Grand Theft Auto to my file. Oh, come on. Did she interview everyone in that hospital? Or what? Ah, era proprio dentro la macchina? Cavolo. Cose della proprietaria. She seems nice. Sorry I stole your car, guys. Sì, sì, scusa. Shit. Guess I fucked up her day pretty bad. Lasciava mia scuola, visita in ospedale, panzo col mio bel maritino, raggio esame del sangue signor Scott, aveva appena i bambini, turno di notte. Sì, gli ha davvero incasinato l'esistenza. Sì. Ok. Haven Point is straight ahead. Just a few more hours drive. Allora, apriamo lo zaino. Ma mi sa che ho preso un po' di cose per l'occhio, no? Ok. Sì, decisamente sì. I don't even know how long I should keep on using this for. Un pochetto, ragazzo, quindi vai. All right. Careful. Ce l'ho mossa sempre da lontano. Man. I should have listened to Joey. This is a mess. Beh. Sì. Probabilmente non c'è molto altro da fare, quindi prendilo. Un biglietto da visita, dai. Dormiamo. Chissà questi sbrilluccichi da dove derivano, non lo so perché. A metterti sul sedile di dietro è... era troppo fuori moda. Vabbè. Avresti dormito un po' meglio. Eh? Sì, vabbè. Still with me, Sean? Yeah. Just... Ah, ok, out. Sì. Just don't do that when you're driving, my son. So, what's the verdict on the new car? I know it's not a new board, but it's got Ford Hot Wheels. Thanks for finishing it, Dad. A perfect reward for your excellent report card. I'm proud, Sean. You don't even bullshit me when you need cash. And I'll try to be cool. No dad jokes, huh? I hope you're not too bummed out to go on a big road trip with your lovely papito, huh? Thanks.
I appreciate that. Oh, thanks for your patience, Mr. Millennial. Think we can hang out for 5 days without killing each other? Hell yeah. Haven't done that since I was a kid. Miss it. So do I. Been too long since we went padre y hijo against the road. Way too long. I love road trips. Good to hear. By the way, boy talk. What's going on with that gin, huh? You know. Going okay, I guess. That was like pulling teeth. Well, I've got a week to find out the truth. It's just, I don't get to see her too much. Kind of miss her. Oh, you're hooked, my son. Don't worry. This is how it goes. Ah, could that be Daniel? Hola. Hello. Everything okay, Lila? Oh, Daniel better not be giving you any sass. Nah, he's an angel. We went to the swimming pool, and now we're making popcorn for movie night. Yes! It's so cool. Hey, Sean, don't crash the car. He's driving real slow and safe, like a grandma. Thanks for checking in. We'll buzz you when we hit the motel. Lila, you ready? Sounds good. And Sean? Jen told me to say hi. Girl cannot wait to see you again. Jen says hi. Sounds pretty good, Sean. You think? Maybe. Seriously, though, how are you really doing? It's stupid, but I miss you. I miss you too, my son. But this is all part of growing up. I know. I don't like it. I have total faith in you, Sean. You're a Diaz. You were born to roam and find your way home. God, I love you, Dad. Wish I would have told you more. You didn't have to tell me. You showed me. Oh, by the way. Hey, wake up! Huh? Uh-oh. What? Yeah, what the fuck are you doing on our property? Huh? Oh, man, I crashed hard. Oh, yeah? Come on out, boy. Who the fuck is that? A fucking kid. Get out. Okay, okay. I'm coming. Hold on. Good. Now we can see you. So tell us what the fuck you're doing on our land. I drove for so long, I had to pull over to get some rest, you know? I swear, I had no idea this was your property. There's a fucking sign. Didn't you see it? I was too exhausted. I guess I missed it. He's just a kid, and he's hurt. Look. Yeah? What happened to your eye? I got into an accident. Oh, yeah? Uh-huh. Move it. Huh. Uh-oh. Adesso lo vedrà che ha rubata, cacchio. Please, I just want to go. Oh, what's this? Drugs? Yeah, for my eye. Oh yeah, did you steal them? Like this car? Listen, it's not what you think. Oh, I think it is. You ain't the first beaner we caught. Take his backpack. Dude, come on. Get it, let's see what he's holding. So? Nothing good. Any money? Fucking toys, man.
You still play with toys? Seriously? It belongs to my brother. Leave it alone. Non fare niente, non essere un idiota. Dai, su. Non è il momento. Your brother? Where is he now? Well, I'm going to meet him. In a stolen car? More lies. Okay, Chad. We fucked with him. Hey. Let him go. He's got nothing. Hold on a sec, Mike. You speak Spanish, Pedro? Huh? What? What? Hablas español. Chad. So, Professor, how do you say, I'm a dirty thief? Don't do this. Oh, you don't want to share your language? Okay. Maybe you know this one. I'm a dirty thief with one eye. Che pezzo di merda. No. Just stop, please. Figures. You come here to steal but don't want to give back. All I want to do is learn Espanol. Might be our official language someday, right? Si, senor? So, one more lesson. How do you say, this is not my country? Look, Chad, it's gonna rain. Let's go before we get soaked. Hold on. This little thief is fucking with me. You're really pissing me off, you know that? But I'm willing to give you one last chance to make things right. Sing something. What? Just pass the audition and you're free. We'll be very upset if you refuse. Che nervoso questi. No, scusate ragazzi. Di solito io sono molto ragionevole in questi giochi, ma questa volta c'ho proprio voglia di rifiutarmi. No. Really? Okay. I warned you, boy. Stop! Stop it, Chad! What the fuck, man? Holy cow! What are you doing? Listen, you little beaner. Get your shit and go. Now! Look, just drive straight and you'll hit the highway. Forget this happened, man, okay? Vabbè. Mi sono preso un po' di cazzotti e è andato tutto bene. Non si sono rubati le medicine per l'occhio, vero? Calma, calma, hai fatto bene così. Ti sei preso un paio di cazzotti e adesso vai dritto, ok? Calma. Lascia perdere quei due mongoloidi razzisti di merda. Ecco, quella, la benzina, questo è un problema. C'è qualche soldo? Sì, certo, sei ridotto male, ragazzo. Però sei vivo, sei dentro la macchina e stai andando in Nevada. Poteva andare peggio. So the Wolf brothers were split apart. The oldest wolf was badly hurt, but nothing could stop the wolf from following his brother's tracks. Aspetta, a piedi nel deserto. Minchia. Oh.
22 miglia, cazzo. Sono quasi, sono tipo 40 chilometri. Ma temo non ci sia altra scelta, ragazzo. Vero? Già. Ok. Still a few hours away from Haven Point. Almost there. Sì, beh, ragazzo, non ti vedo bene. C'è qualcosa che ci può aiutare? Ne dubito fortemente. Sapete che c'è, ragazzi? È l'inizio di un nuovo pezzettino di storia. Sì. Might be some shade at the next billboard. Anzi, ah sì, arriviamo là. Avrei una mezza idea di staccare perché poi si potrebbe allungare un po' troppo. Dai, coraggio. No, per camminare più velocemente, ma non so se è una buona idea. Vabbè. Ci provo. E non volevo farlo. E si stanca di più. Yes. Shade. Ombra. Sì. Oh, man. My feet are killing me. Feels like hiking in hell. Allora, bevi un po' d'acqua. Shit. My throat feels like sand. Hai dei soldi? Disegna. Never drew a desert before. Siccome non siamo nella merda fino al collo, perché non disegniamo un po'? Vabbè, convinto te. Aspetta. Ok. Dai, hai ripreso un pochettino di... Don't think about anything else. Vabbè, sì, dai, in effetti può avere senso disegnare, per quanto stupido possa sembrare in un momento come questo. Onestamente. Can't see much depth anymore. I need to observe even more. Ma non mi dice di fare nulla. Vabbè, lascia perdere, va. Beh. Si è riposato un attimo? Come funziona adesso? Secondo me si tratta semplicemente di andare. Temo. Vabbè, ragazzi, sapete che c'è? Mi sa che ci possiamo salutare qua, in effetti. Lo so, sicuramente per altre 22 miglia. Va bene, ragazzi, io fermerei qua questa puntata. Ci vediamo domani con una nuova puntata di Life is Strange 2 e il continuo proprio da questo deserto, d'accordo, ragazzi? Quindi, io direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per... Just pace yourself. Sì, ho capito. E dicevo... Qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video della serie di Life is Strange 2 e anche il link per acquistare il gioco super scontato se volete supportare il canale ancora di più. D'accordo, ragazzi? A presto!